10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Pronti o no? Sto arrivando! Shh! No, Teo! No! Oh. No, Teo, aspetta! Non sappiamo dove conduca quella porta! Oh. Oh. Teo, fermo! Aspettami! Aha, eccoti! Questa cos'è? Dovremmo oltrepassare la porta! Magari sono in pericolo! Hai ragione, potrebbe essere così! Ok, vado per prima! Wow! Guardate che posto! È bellissimo! Ecco, non promette bene! Siano nuovi amici! Eccoci qui! Avery! Teo! Oh, grazie al cielo! Eravamo in pensiero! Quella porta segreta era una forza, eh? Già, ma è sparita! Come ci arriviamo a casa? Così? Ok, ragazzi, torniamo a casa! Aspetta! Guarda questo posto! È come un paradiso del nascondino! Non possiamo sprecarlo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Pronti o no? Sto arrivando! Oh! Eccoti! 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 Che spasso! Sì, ma dov'è Teo? Mi sembra che si sia fatta l'ora di pranzo! Possiamo tornare un'altra volta a giocare, bambini! Dovremmo nasconderlo da qualche parte. Wow! Il dolcetto scherzetto è stato davvero profondo. Non potete mangiarli tutti subito, bambini. Dobbiamo dividerli equamente e magari tenerne qualcuno per noi. Ecco, forza, bambini. Voglio fare una foto di tutti voi vestiti per Halloween. Felice Halloween!
Dicevo, buona visita dentistica! Giochiamo tutti al dentista. Chi è pronto a farsi controllare i denti, eh? Bambini, se vi sedete in sala d'attesa, prepareremo tutto come si deve. Avanti, dottor Bex! Woo woo woo! Signorina Lulu può accomodarsi. Avanti. Ok, abbasserò la tua lingua con questo bastoncino, così poi do un'occhiata. Pronta? Non me la rendi facile. Bene, Lulu. Denti sani e forti. La signorina Tilly può accomodarsi. Avanti. Perfetti! Direi che li lavi due volte al giorno! Va bene! Teo può accomodarsi! Avanti! Ok, bello! Mi pare di capire che hai un brutto mal di denti! Ti spiace se do un'occhiata? Credo di aver capito! Sembra che tu abbia mangiato un po' troppe caramelle! Cosa? Ma si è mangiato solo un lecca-lecca! Beh, la lingua è blu e c'è un pezzetto incastrato tra i denti. Proprio qui? Oh, sembra che tu ti senta già meglio. Teo! Mangiare troppe caramelle può causare il mal di denti. Ma se ti lavi i denti come si deve, riuscirai a evitare di avere le carie. Non è così, Gordon? Gordon! Stati così coraggiosi oggi dal dentista. Dei dolci per voi. Certo che hai già mangiato tutti i tuoi lecca-lucca, avrai un dolce diverso. Ok, facciamolo. Avremo mica esagerato con le decorazioni? In fondo lo sanno tutti che la cosa più importante di Halloween sono le decorazioni spettrali. Noi invece, Bex, la cosa più importante di Halloween è decisamente il cibo a tema. Guarda queste merendine. Sono bellissime. Lulu, lasciane un po' per la festa. Deve essere qui da qualche parte. Lo so che era qui, ma dove può essere? Qui! Abbracciami, gruppo! Oh, grazie! Ne avevo proprio bisogno! Ma ve lo vorrete rimangiare questo abbraccio quando saprete che cosa ho fatto! E dai, Charlie! Che sarà di tanto grave? Già, lo sai che ti vorremmo bene sempre e comunque! Ho perso i costumi di Halloween fatti su misura! Ho rovinato Halloween! Nessuno riuscirà a divertirsi ed è tutta colpa mia! Su via, Charlie! I costumi devono essere qui da qualche parte! Già! Com'era fatta la scatola? Era grande! Marrone! E quadrata! Quindi era una normalissima scatola, vero? Non è che proprio restringa il campo. Si sente già in colpa. Sì, di conforto per lei. Oh, hai ragione. Oh, forza, ragazzi. Scommetto che se collaboriamo riusciremo a trovare quella scatola. Qui no! Non la vedo neanch'io, Tilly. Teo?
bene, bello? Oh, ehi! E questa cos'è? Charlie! L'abbiamo trovata! Sì! Diventeremo dei supereroi! Oh! No! Questi non sono così male! Abiti da principessa! Volevo dei costumi da supereroi! È un vero disastro! Non saprei, il mio mi fa saltare in alto? Ma non era questo il piano! Halloween è rovinato Charlie, guarda, è incredibile! Provalo! Wow! Halloween è salvo! E vai! Ta-da! Ecco il mio progetto scolastico! Il tema era la famiglia e mi sono ispirata pensando ai bambini. Oh, sono davvero fantastici! Sei proprio riuscita a catturare le loro espressioni. Ci avrei messo una vita a realizzarli. Già, non vedo l'ora di mostrarle a tutti domani. Ora serve solo un posto sicuro perché possano asciugarsi. Ecco qua! Dovrebbero essere al sicuro da tutto qui sopra! Dovremmo festeggiare! Facciamo merenda! Sì! Sul progetto mentre io tengo d'occhio i bambini. Okay. Prendi una boccata d'aria, troverai sicuramente un modo. Grazie, Avery. Wow, che disastro! Povera Charlie, ci deve pure essere un modo per ripararle, vero bambini? Bambini, no! L'ultima cosa di cui Charlie ha bisogno è altro disordine. Oh, stai cercando di aiutare. Lulu, hai un gran genio artistico. Forza, bambini, iniziamo a creare. Ottimo lavoro, bambini! Vedo l'arte in ogni dove! Ehi! Non ti mangiare l'arte, però! Siete pronti? Iniziamo a scolpire! Teo! Wow! Avete fatto un lavorone tutti quanti! Un capolavoro! Fantastico! Incredibile! Ok, dovrò solamente dire al professore di arte che non ho un progetto pronto da consegnargli domani e...
Che succede? Ta-da! Wow! Bambini, le avete fatte voi? Sono fantastiche! Guarda questa e quel purè di patate! Oh, wow! E questa qui sono io! Certo che sì! La adoro! Adesso sì che sembriamo una famiglia! Grazie, Avery! Grazie, bambini! Oh. Chi ci sta per una giornata alla spa? Già lo sai! Guarda quanta roba! Abbiamo ciò che ci serve per coccolarci! Oh. Abbiamo lozioni calmanti per massaggi rilassanti! Tutte le tinte che vogliamo per dipingerci le unghie! Fiocchetti, saette, brillantini e persino creste! Abbiamo anche fighissimi adesivi per il viso! Diamo sfogo al nostro stile! Divertiamoci un po'! Ah. Tilly, stai ferma! Visto? Sapevo che ti sarebbe piaciuto! Wow, Tilly, quello sì che è un brufolo davvero enorme! Guardate! Anche Teo e Lulu hanno dei brufoli! Ce li abbiamo tutti! Fermi, fermi! Diamoci una calmata! Ma l'abbiamo già fatta la varicella! Ci sono! Abbiamo macchie solo dove abbiamo messo gli adesivi! Oh no! Solo per uso artigianale? Non usare sulla pelle? Oddio, e adesso? Veloci ragazzi, seguitemi! Le macchie sembrano già migliorate! Immagino che la prossima volta dovremo iniziare con un po' più di ricerca! Oh oh! Anche Gordon ha delle macchie! Gordon! No! No! No, no, no! Ehi, bambini! Siamo tornate da scuola! È stato divertente! Ho avuto matematica, scienze e... Oh! No, 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 bambini! Cosa state facendo, bambini? Ho capito! Siete solo curiosi sulla scuola, vero bambini? Credo che si siano fatti un'idea sbagliata sulla scuola. Lo so! Che ne dici se mostrassimo loro come ci si prepara? Così tra qualche anno sapranno subito cosa fare! Ottima idea, Avery! Forza, bambini, prepariamoci! Prima di tutto bisogna lavarsi la faccia per iniziare la giornata. Ta-da! Adesso prendete la divisa, che sia elegante, faccia una buona impressione ed esprima chi siete. Provate voi!
farete una buona impressione. Ora è importante fare una colazione sana prima di andare a scuola. Ok, passiamo agli zainetti. Ecco qua, bambini, i vostri zainetti personalizzati. Vi servirà del cibo sano e gustoso per pranzare. A me piacciono i panini, i succhi in brick, un frutto e un biscotto. Cosa c'è nelle vostre scatole? Oh, interessante! Gelato e salsicce! È la mia scarpa, quella! Non dimenticatevi di prendere tutto l'occorrente! Vi serviranno libri, calcolatrici, matite... Ci siamo, bambini! Adesso siete tutti pronti per la scuola! Eh? È ora di andare! Guardate! La scuola bus è qui! Prossima fermata, la scuola! Eccoci, bambini! Ci siamo! Credo che la scuola gli piacerà molto. Magari tra qualche annetto. Pronti per un picnic? Oh no! Lulu ha strappato per sbaglio il vestito di Ellie! Va tutto bene, gli incidenti capitano! Non preoccupatevi, possiamo comprare alla principessa Ellie un nuovo vestito estivo! Cambio di programma, bambini! Andiamo a comprare vestiti! Ma comprare i vestiti è davvero divertente! Sul serio! Lo so! Perché non facciamo un negozio di vestiti proprio qui? In modo che i bambini possano vedere quanto è divertente! Che bella idea, Bex! Facciamolo! Benvenuti alla Baby Boutique di Bex! Cosa volete comprare oggi? Stiamo cercando nuovi vestiti per Ellie! Splendido! Qui abbiamo magliette, top e giacche. Gonne e pantaloni sono laggiù. Gli accessori sono nell'angolo. E i vestiti si trovano al centro. Sono qui se avete bisogno di aiuto. Grazie, commesso! Forza, bambini! Andiamo a fare shopping! Questa sì che è una bella maglietta! Cosa ne pensi, Ellie? Carina! Ottima scelta, Lulu! Carino! Bella! Carino! Ok, forse è arrivato il momento di provarli! Come va lì dentro, principessa Ellie? Alta moda! Troppo caldo per il clima estivo! Penso che la giacca sia un po' troppo lunga! Leggero e colorato! Perfetto per l'estate! Cosa c'è che non va, Ellie? Preferisci il tuo vecchio vestito, vero? Posso dargli un'occhiata? Bambini, volete provare dei vestiti nuovi? Eleganti! Bello! Alla moda! Li prendiamo tutti, grazie! Non c'è problema, però credo che vi stiate dimenticando qualcosa! Hai sistemato il vestito di Ellie! Bisognava solo ricucirlo un po'. Visto? Ecco, ora è come nuovo! Beh,
credo che alla fine non ci sia stato bisogno di comprare nuovi vestiti e ora possiamo goderci il nostro picnic estivo. Ah, sembra che il picnic sia finito, gente. Compleanno di Avery. E è arrivato il momento per voi bambini di fare un piesolino. No! Oh! Tilly, non fare la monella. Non riuscirai a dormire se mangi quella torta zuccherata. È difficile, bambini, ma se fate un buon pisolino potete mangiare la torta più tardi alla festa. Notte, bambini. Buon pisolino? Sogni d'oro. Poi da questa parte... Oh no! Attenzione! Ehi, quella è la mia torta! Fermatevi subito! Fermatevi, bambini! Buono, anche sulla tua faccia. Buon compleanno a te! Piccoli banditi, dovete venire con me. Adesso. Oh, guardateli! Possiamo dargli un po' di queste tortine? Spiacente, bambini. Se commettete un reato, dovete scontare la pena.